Intervistato sulla prossima sfida tra Juventus e Napoli, Conte ha detto che sarà una partita godibile, questo lo possiamo concordare, condividere, e poi che il Napoli in ottica scudetto è troppo sottovalutato. È un sistema sicuramente per provare a mettere pressione anche sugli azzurri. C'è anche un qualcosa di vero nelle parole di Conte. Il Napoli sicuramente è molto sottovalutato rispetto a quello che è il valore della squadra. Perché è molto sottovalutato? Perché tutti ricordano il campionato dell'anno scorso senza fare però una valutazione. Il campionato dell'anno scorso è frutto di una scelta scellerata da parte della società o da parte di Ancelotti, in ogni caso condivisa sia dal tecnico, a parole almeno, che dalla società, su un mercato scandaloso. La scelta di fare una squadra completamente senza registi, con tanti giocatori gioco forza fuori ruolo, è stata pagata dal Napoli in maniera chiarissima. Quindi dobbiamo considerare che il Napoli fino a febbraio, oltre a tutti i problemi creati dalla gestione del gruppo da parte di Ancelotti, è stato menomato. E che allo stesso tempo il Napoli nelle ultime sei partite, dopo il lockdown, ha giocato, diciamo, quantomeno senza grandi stimoli, perché era impossibile arrivare in Champions League e al tempo stesso con la vittoria della Coppa Italia era automatica la qualificazione ai gironi di Europa League. Io credo che il Napoli di Gattuso, quello con, non dico fuori classe, Demme e Lobotka, senza, dall'inizio dell'anno, senza lo scadimento di tensioni, di motivazioni a causa della Coppa Italia vinta e della qualificazione in Europa League, tranquillamente sarebbe stato in lotta per la zona Champions, probabilmente qualificandosi, però questo non lo possiamo dire. Dico che il Napoli, nonostante tutto, se ne avesse avuto bisogno, sarebbe arrivato al quinto posto l'anno scorso, avanti a Roma e Milan, che erano decisamente inferiori, nonostante la partenza disastrosa del Napoli. Napoli rispetto all'anno scorso si è rinforzata, al momento almeno, perché non ha venduto nessun titolare ed ha preso Osimhen, che è un giocatore che non voglio neanche dire che sia fortissimo, però è un giocatore che il Napoli non aveva e che ti permette determinate situazioni tattiche, determinate circostanze, insomma. È un Napoli più forte di quello dell'anno scorso, quindi è un Napoli da zona Champions. Da scudetto no, da scudetto no, perché ci sono due squadre che sono per organico, per tradizione, per spese fatte, per monte ingaggi decisamente superiori e sono la Juventus e l'Inter. Quindi Napoli non è da scudetto perché è un Napoli a cui manca equilibrio, perché per far giocare Osimhen, Napoli sempre a causa di un mercato che non è ancora finito ma che è un po' monco, non ha tutte le alternative possibili. Napoli non ha mediani sostanzialmente. Paradossalmente, dico, l'infortunio di Insigne può aiutare in questo momento perché obbligherà Gattuso a fare delle scelte un po' più conservative. Più che obbligherà, ho l'impressione, penso di poter dire, permetterà a Gattuso di poter fare scelte un po' più conservative. Se non si fosse fatto male Insigne, il Napoli sarebbe stato obbligato a Torino a mandare in campo la stessa squadra che ha stravinto con il Genova e che poi in 30 minuti aveva distrutto il Parma. L'infortunio di Insigne permette a Gattuso di cambiare qualcosettina, di mettere un centrocampista in più. Io spero non Elmas, perché il Napoli ha bisogno di più equilibrio. L'opzione logica per la sostituzione di Gattuso, ma da parte mia, è quella di spostare Zielinski più avanti nella posizione di Insigne e mettere Demme al fianco di Fabian Ruiz. Io preferisco Fabian Ruiz nella tre quarti offensiva. Mi piacerebbe vederlo nel tridente alle spalle di Osimhen sulla destra. Però mancando Insigne e non essendo possibile per ovvi motivi mettere fuori squadra Lozano dopo la doppietta, è chiaro che in quella posizione non può giocare Fabian Ruiz, deve giocare Zielinski sulla sinistra,
Uno dice perché non può giocare Fabian Ruiz mancino sulla sinistra? Uno perché Fabian Ruiz è portato ad accentrarsi e quindi se parte da sinistra non può farlo perché lui è tutto mancino. Due perché poi avremmo sulla stessa verticale Zielinski e Fabian Ruiz, quindi non avremmo copertura. Quindi non è ipotizzabile una cosa del genere. Però già il fatto di poter giocare con un centrocampista in più dà al Napoli, secondo me, più equilibrio. Poi la partita la perdi lo stesso, non è un problema. Non è da scudetto non lo è neanche l'Atalanta, perché ieri ha giocato benissimo contro una Lazio che ha sbagliato tatticamente la partita, perché ha preso gol impossibili. Ha giocato la Lazio come se non sapesse contro chi gioca. L'Atalanta è una squadra che ti riempie la tre quarti in una maniera impressionante. A questi esterni che entrano dentro e fanno gol, sono molto forti, semmai sono carenti da un punto di vista difensivo, però questo non è un problema. Nel momento in cui tu giochi contro l'Atalanta, la tua prima preoccupazione è quella di bloccare gli esterni. Una volta bloccati gli esterni, poi c'hai la preoccupazione di bloccare Zapata, di bloccare Papu, che sono buoni giocatori, ma non stiamo parlando di Messi, Neymar e neanche di Cristiano Ronaldo e Dybala, stiamo parlando di buoni giocatori. Un giocatore che ha anche il Napoli. La forza dell'Atalanta è quel sistema di gioco che esalta questi due giocatori. Quando giochi contro l'Atalanta ti devi preparare sapendo che loro là ti faranno male. La Lazio non l'ha fatto. La Lazio ha preso il gol, credo che fosse il terzo gol, in maniera allucinante. Erano in quattro in area di rigore, sono tutti corsi sul Zapata. Nessuno ha preso l'esterno che entrava lateralmente. E il gioco dell'Atalanta. La Lazio era in predominio, cioè una superiorità numerica schiacciante in area di rigore, e nonostante questo ha preso un gol pazzesco. Quindi le colpe della Lazio ieri sono state superiori ai grandi meriti dell'Atalanta. Poi, quando ti riescono gol, come sono riusciti a Papu Gomez, non è che Papu Gomez sia uno che poi segni tantissimo, ieri ha fatto due gol straordinari. È chiaro che non c'è niente da fare, la partita la perdi lo stesso probabilmente. Però non puoi prendere quel tipo di gol, il primo e il terzo, che ti hanno condizionato la partita, deciso la partita, sostanzialmente senza fare le marcature necessarie. Alla prossima.